Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la cronaca nera con il giallo di Monteodorisio perché un uomo di 69 anni, Antonio Lizzi, è stato trovato a terra, riverso nella sua abitazione, senza vita. In un primo momento si era ipotizzato un suicidio, ma poi invece la procura ha inteso propendere per l'omicidio, anche perché pare che il cadavere sia stato ritrovato legato e dunque impossibile che sia stato un suicidio per l'uomo, che comunque aveva dei problemi psicologici e viveva da solo in un'abitazione isolata nel paese di Montedorisio. Siamo nel Vastese. Vediamo insieme il servizio di Jacopo Forcella. Forse è stato strangolato. Antonio Lizzi, 69 anni, trovato riverso a terra dietro la porta della sua abitazione nelle campagne di Contrada Marracola a Monteodorisio, nel Vastese. La Procura della Repubblica di Vasto ha aperto un fascicolo per omicidio contro ignoti. L'uomo, vedovo e con due figli, viveva da solo nella casa rurale, che ora è stata posta sotto sequestro dai carabinieri della Compagnia di Vasto, agli ordini del maggiore Amedeo Gonzales. Restano tutte da chiarire le cause del decesso, così come il giorno e l'ora dell'omicidio e da chi sia stato commesso. A dare l'allarme un parente che non sentiva l'uomo da giorni. Lizzi, ex operaio SIV in pensione, viveva in condizioni precarie, come testimonia lo stato di abbandono della sua casa. In passato aveva avuto problemi psicologici. Il procuratore di Vasto, Giampiero Di Florio, dopo essere stato già nella serata di ieri sul luogo del delitto, questa mattina ha eseguito un nuovo sopralluogo insieme ai carabinieri e al medico legale della ASL Lanciano Vasto Chieti, Pietro Falco. Ricognizione che è terminata attorno alle 7 di questa mattina. Molto probabilmente maggiori risposte si avranno a seguito dell'autopsia, che verrà eseguita all'ospedale Santissima Annunziata di Chieti. Esame autoptico che si svolgerà nella giornata di domani, almeno queste sono le prime indicazioni. Continuiamo con la cronaca e torniamo su quanto accaduto a Campofelice. Secondo gli esperti, la valanga che ha provocato la morte di due esperti sciatori sarebbe stata provocata proprio dai fuoripista effettuati dalle persone che sono state poi travolte. L'abbondante nevicata della notte avrebbe infatti imposto, o dovuto imporre, più cautela. Le vittime sulla montagna aquilana sono state tre nel giro di una settimana. Vediamo il servizio di Daniela Rosone. Secondo gli esperti, la valanga che ha provocato la morte di due sciatori negli impianti di Campofelice, zona anfiteatro, sarebbe stata provocata direttamente dal loro fuoripista. Una tragedia, insomma, che si sarebbe potuta evitare perché le condizioni meteo avrebbero imposto più di una cautela, secondo Paolo Passalacqua, comandante del soccorso alpino della Guardia di Finanza dell'Aquila. Le due vittime sono state letteralmente sbalzate nel bosco, mentre il terzo sciatore, semisepolto dalla neve, è riuscito a salvarsi abbracciando un albero. I tre erano clienti storici dell'impianto di Campofelice. Luca Lallini, amministratore delegato degli impianti, ha dichiarato che erano due sciatori esperti, un dramma per tutti. Lallini ha anche detto che gli impianti sono sicuri alla luce della recente nevicata. Due piste erano state chiuse, ma più che vietare l'accesso con recinzioni e cartelli, cosa si può fare, si chiede oggi? Mi sconvolge il fatto che fossero esperti. La montagna è come il mare, non si deve sottovalutare o peggio sfidare, ha detto l'imprenditore, che ha voluto lanciare anche un appello. Aiutateci a far capire la verità, e cioè che sulle piste c'è sicurezza, intorno a questo comparto ci sono aziende importanti per l'economia regionale. Le vittime, lo ricordiamo, sono Massimo Urbani, 57 anni, e Massimo Franzè, 55 anni, di Roma, appassionati di montagna, molto conosciuti in zona come esperti sciatori. Per lo sciatore ferito, arrivato in codice rosso all'ospedale dell'Aquila ieri, l'allarme poi è stato ridimensionato dopo un primo esame dei sanitari in pronto soccorso. I carabinieri consegneranno relazione al PM della Procura. Il terzo sciatore, secondo le ricostruzioni, si è salvato, come dicevamo, perché sciando 100 metri prima non è entrato nel bosco, si è aggrappato ad un albero, è stato salvato vedendo uno sci fuori dalla valanga da parte dei soccorritori. Il direttore degli impianti parla di due brave persone, due eccellenti professionisti, oltre che sciatori esperti, appassionati dei nostri territori delle montagne, che però per un'eccessiva sicurezza e confidenza hanno scelto di fare una cosa molto pericolosa e era prevedibile perché ieri il rischio c'era. Per Campofelice, dice, è un momento sfortunato, la stagione sta andando bene, ma ogni giorno ne succede una. Il riferimento evidente è alla morte qualche giorno fa di un altro sciatore aquilano, andato a schiantarsi contro un albero. La stazione è sicura e le piste non sono pericolose, dice, poi se qualcuno vuole
vuole azzardare, infrangere le regole, i rischi ovviamente ci sono. C'erano 6.000 persone ieri sugli impianti che hanno sciato in tutta sicurezza. Non erano sprovveduti né incoscienti, dicono oggi gli amici su Facebook. Ancora cronaca, si è presentato sotto casa della ex e l'ha minacciata con una mazza da baseball. Per questo motivo un 38enne di Celano è stato arrestato ieri dagli agenti del commissariato di Avezzano. A dare l'allarme è stata la donna di origine cubana che aveva già sporto diverse denunce in commissariato dichiarando di essere vittima di atti persecutori da parte del giovane. All'arrivo dei poliziotti lo stesso ha occultato sotto il giubbino l'arma sulla quale erano impresse scritte riconducibili al movimento fascista. L'uomo, rappresentato dagli avvocati Luca e Pasquale Motta, è stato arrestato ed è stato trasferito presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto. Il PM titolare del procedimento è Lara Seccacini. Andiamo avanti con la pagina politica perché questa mattina c'è stata la presentazione a Pescara dei candidati alle prossime elezioni politiche del 4 marzo del Movimento 5 Stelle. Paolo Renzetti. Parte questa lunga maratona elettorale, oggi la presentazione dei candidati del Movimento 5 Stelle all'uninominale, non promesse ma tanta voglia di lavorare. Non promesse, solo fatti. Insomma, il Movimento 5 Stelle è l'unica forza politica che, pur stando all'opposizione, ha dimostrato di dar seguito a quello che aveva detto. Pensiamo al taglio degli stipendi, abbiamo tentato di depositare delle proposte di legge, depositato delle proposte di legge che non ci sono state votate, per esempio sia in Parlamento che in Regione, ma sia in Parlamento che in Regione i portavoce del Movimento 5 Stelle si sono dimezzati lo stipendio. Stessa cosa vale per tutto il resto del programma. Noi abbiamo un programma votato dai cittadini, scelto dai cittadini e finalizzato a migliorare la qualità della vita dei cittadini. Siamo l'unica forza politica credibile perché non abbiamo ancora governato e non abbiamo disatteso nessuna delle promesse che abbiamo fatto ai cittadini. Tra le priorità quali sono, diciamo, gli argomenti, i punti che ritenete fondamentali? Certamente il reddito di cittadinanza, le pensioni di cittadinanza, perché il reddito di cittadinanza comprende anche l'innalzamento delle pensioni minime, un'offerta sanitaria migliore e un rilancio dello sviluppo economico e del lavoro in tutto il Paese, fondato ovviamente su un'economia sostenibile che avvantaggi solo i cittadini e non, come è successo finora, solo le grandi lobby. Andiamo avanti adesso e parliamo degli interventi post-terremoto, stanziati 25 milioni di euro per finanziare 86 interventi di riparazione degli edifici religiosi danneggiati dal sisma 2016-2017. Questa mattina il presidente della Regione D'Alfonso ha tenuto una conferenza stampa per illustrare il provvedimento. Vediamo. Presidente, oggi avete presentato il secondo piano di stralcio per quanto riguarda il restauro di opere religiose della nostra regione per un totale di 25 milioni di euro. 25 milioni di euro che vanno da 60.000 euro di una certa chiesa in provincia di Chieti al 1 milione di euro per quanto riguarda chiese danneggiate dal terremoto o dal maltempo in corrispondenza di quella stagione rovinosa che noi abbiamo incontrato tra gennaio e febbraio del 2017. Voglio mettere in evidenza che ad oggi abbiamo assegnato 261 milioni di euro per 303 interventi riguardanti quattro piani stralcio concernenti sia l'edilizia scolastica, l'edilizia istituzionale, l'edilizia religiosa, l'edilizia cimiteriale, la viabilità. Quattro piani stralcio, dei quali l'ultimo ha riguardato l'edilizia religiosa per 25 milioni di euro destinati alle chiese, secondo un piano di interventi ulteriore di 88 interventi. Siamo molto soddisfatti di avere concordato questo piano di riqualificazione e rigenerazione delle chiese danneggiate con i sacerdoti e con la conferenza episcopale abruzzese e molisana. All'80-85% questi 25 milioni di euro riguardano il cratere sismico nuovo del 2016-17, al 15-20% riguarda comuni fuori cratere comunque danneggiati dal terremoto.
Adesso ci occupiamo di sanità e di assistenza ai disabili perché continua la protesta della Onlus Abbattiamo le barriere contro la chiusura del centro riabilitativo Paolo VI di Penne. Un disagio che ha toccato anche i ragazzi della provincia di Teramo e diversi minorenni, arrecando non pochi problemi alle famiglie. Intanto questa mattina c'è stato un incontro in Regione Abruzzo in cui l'assessore alla sanità Silvio Paolucci si è impegnato a trovare risorse per il proseguimento dell'attività di assistenza ai disabili. Vediamo il servizio di Vestina News. La preannunciata chiusura del Paolo VI è arrivata e si è portato dietro tutti gli strascichi di questa chiusura. Per voi è un disagio ancora che continua per i vostri familiari disabili che avete a casa? Sì, è arrivata. Il 31 gennaio abbiamo ricevuto la lettera che praticamente il centro, non essendo più accreditato, non poteva più dare questo servizio ai ragazzi, e in più sono stati completamente anche tagliati fuori i ragazzi della provincia di Teramo e i minori che finora non erano stati coinvolti. Il disagio è enorme, enorme anche perché le scuole non sono organizzate con le maestre di sostegno, ci sono delle mamme veramente disperate. E oggi stiamo manifestando affinché qualcuno si prenda carico di queste responsabilità. Si è parlato della nota Zuccatelli che ha permesso al Polo VI di avere anche questo momento ricreativo col centro residenziale diurno, e facendolo insieme alla riabilitazione che comunque la ASL continua a concedere tutt'oggi. Almeno quella, anche se tanti ragazzi sono stati privati anche delle ore di riabilitazione, e questo non si è capito perché. Quindi noi chiediamo alla Regione soprattutto di darci una mano con una nota ad hoc che almeno ci dia la possibilità di continuare almeno questo anno e poi di creare un'altra soluzione sociale con i fondi che devono arrivare da non so dove, perché le famiglie non possono assolutamente permettersi di compartecipare. Cambiamo argomento adesso, parliamo del Corecom e della sua attività. Nel 2017 4 milioni di euro circa gli indennizzi e gli storni liquidati alle compagnie telefoniche in favore dei cittadini abruzzesi. Questo è il dato che emerge dal report appunto annuale del 2017 del Corecom Abruzzo. Vediamo. Oggi con il Corecom Abruzzo si parla di un 2017 positivo, tante le conciliazioni andate a buon fine. Beh, direi un anno molto importante, perché il Corecom Abruzzo, avendo fatto un ottimo lavoro che è quello delle conciliazioni fra utente e compagnia telefonica, ha fatto in modo di risolvere dei problemi concreti che sono quelli che poi molte volte i cittadini fanno fatica in qualche misura a risolvere, perché hanno poco tempo, che magari quel tipo di contenzioso gli richiederebbe un impegno economico oneroso, mentre invece tutte queste attività vengono svolte dai Corecom in modo gratuito. Questo è un fatto importante. Tutto questo ha consentito di restituire, appunto attraverso la conciliazione, quindi una vera e propria transazione amministrativa, ai cittadini degli importi che poi fanno parte del proprio reddito. In maniera concreta possono utilizzare quei soldi che riavranno dalle compagnie telefoniche per delle ingiustizie, per degli equivoci, per delle situazioni controverse, le possono reimpiegare nella propria attività quotidiana, quindi diventano soldi che tornano nelle tasche dei cittadini, e questo è un lavoro importante che è stato fatto proprio dal Corecom Abruzzo e dal presidente Filippo Lucci, che ha fatto un ottimo lavoro. Tutto questo adesso lo si può fare anche in maniera diciamo così telematica, per cui non c'è più bisogno della presenza fisica, ma lo si risolve appunto collegandosi online e facendo in modo che le parti si possano parlare, possono trovare una modalità di conciliazione che viene esercitata da chi svolge questo ruolo, cioè il funzionario del Corecom delegato. Voltiamo ancora una volta pagina e ci spostiamo a Teramo. Il Carnevale 2018 si svolgerà in Piazza Martiri l'11 di febbraio e coinvolgerà bambini ed adulti. Ad organizzarlo e a sostenerlo economicamente però sarà un privato, un imprenditore che ha deciso così di regalare questa giornata di festa ai suoi concittadini, impegno che potrebbe però trasformarsi anche in una candidatura a sindaco alle prossime elezioni amministrative. Vediamo il servizio di Tania Bonnici Castelli.
Domenica 11 febbraio Teramo festeggerà il carnevale per grandi e piccoli e lo farà in Piazza Martiri con trampolieri, fachiri, burattini e musica live. Ad organizzarlo non sarà il comune, che è commissariato da mesi, e nemmeno la Proloco. Sarà invece un privato, un imprenditore teramano che vuole fare dono alla sua città di una giornata di divertimento. E grazie all'iniziativa di un imprenditore Teramo avrà il suo carnevale. Sì, ho pensato a questa cosa perché sono papà di 3 bambini. E mi fa piacere vederli giocare in piazza anche con tanti altri bambini. E niente, vediamo sta piazza se riusciamo a farla vivere. E purtroppo, come dicevo prima, ci è sfuggito il Capodanno. Per noi adulti comunque possiamo tranquillamente stare a casa e organizzarci, però ai bimbi almeno pensiamoci. In questa occasione, oltre a fare il carnevale per i bimbi, ci sarà un live music anche per i più grandi, quindi anche noi ci potremo divertire. Quindi lei sponsorizza e paga questo carnevale? Sì. Sì. È un regalo ai suoi figli e a tutti i bambini della città? È un regalo alla città di Teramo, che a me ha dato tantissimo, perché io amo questa città e perché, questa è una cosa che dico sempre, quando vado in giro per l'Italia o porto qui a Teramo miei clienti o fornitori, restano tutti quanti veramente sbalorditi dalla nostra accoglienza. E allora, se abbiamo questa città, amiamola, facciamo in modo che la città sia sempre più, che arrivino persone a Teramo. L'imprenditore teramano Varani, che offrirà dunque alla sua città una festa di carnevale in piazza che altrimenti non avrebbe avuto, non nasconde di volersi impegnare in un futuro prossimo in altre iniziative particolarmente importanti. Cosa le piacerebbe fare per questa città oltre il carnevale? La cosa è partita anche per scherzo. Mi piacerebbe fare il sindaco di questa città, ma la cosa è ancora molto, molto vaga. Mi piacerebbe per fare in modo che questa città torni a vivere, però ecco, oggi pensiamo al carnevale, altrimenti potrebbe sembrare lo scherzo di carnevale. Andiamo avanti adesso, approfondire i disturbi legati alla menopausa che ha un impatto significativo nella vita di ogni donna e il senso dell'iniziativa Donna Sempre, ideata da Radio Sanit, un incontro formativo che si è svolto sabato scorso, gratuito, e che si è tenuto a Roseto degli Abruzzi. Noi abbiamo pensato di proporre questo incontro sul tema della menopausa, dando la priorità a questo tema, perché mentre in passato la menopausa si collocava nella fase finale della vita della donna, attualmente con il prolungarsi dell'aspettativa di vita, la menopausa si colloca proprio invece nella fase centrale, nella fase di piena attività della vita della donna. È una fase delicata, una fase in cui delle importanti modificazioni ormonali hanno delle evidenti ripercussioni sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista psicologico. Abbiamo quindi pensato di proporre un'offerta che si avvalga della collaborazione di più professioniste, proprio perché, data la complessità di questa fase, riteniamo che soltanto mettendo insieme le specifiche professionalità si possa effettivamente offrire alla donna un aiuto valido per percorrere questa fase di vita in modo tale da poter a vivere in maniera serena, con la consapevolezza che si debba trovare un nuovo assetto psicofisico, ma con l'altrettanta consapevolezza che non si tratta di un periodo di malattia, ma di un periodo fisiologico che come tale deve essere affrontato. Ed ora la pagina dello sport. Iniziamo dalla Serie B del Pescara, che sabato pomeriggio ha subito la seconda sconfitta consecutiva in casa del Frosinone, un 3-0 pesante per la formazione biancazzurra che, come ammette anche Antonio Balzano, non ha avuto la forza di reagire una volta incassato il gol di Ciano. E per il Delfino servirà tornare a fare punti subito a partire da sabato prossimo nella delicata gara interna con la Salernitana. Sentiamo il servizio. Sapevamo di incontrare una squadra davvero forte, quindi non era assolutamente facile. Abbiamo provato a giocare, abbiamo provato a creare qualcosa, ci siamo anche riusciti, è mancato il gol e a mio avviso
È mancata la reazione dopo il primo gol perché non era finita ancora la partita e dobbiamo migliorare assolutamente in questo. Ma non c'è una spiegazione logica perché proviamo come sempre, lavoriamo tantissimo sulle azioni offensive, come sapete, e non ci riesce a far gol e dobbiamo migliorare assolutamente in questo, e poi si può migliorare solamente con lavoro tutto ciò. Dopo questa sconfitta, la seconda battuta d'arresto consecutiva, resta questa classifica indecifrabile, Pescara nel limbo proprio di metà classifica, ma qual è il valore di questa squadra e soprattutto qual è l'obiettivo di questa squadra? Ma l'obiettivo sicuramente è migliorarsi partita dopo partita. Quindi noi lavoreremo, come ripeto, abbiamo fatto fino ad oggi e cercheremo di portare a casa il miglior risultato possibile. Siamo una rosa competitiva, di conseguenza abbiamo le possibilità di farlo. Volgiamo lo sguardo alla gara di sabato con la Salernitana, anche alla luce della rimonta subita all'andata dal Pescara alla Rechi, anche dopo queste due sconfitte consecutive, quella contro i campani, l'ennesima gara spartiacque di questa stagione da non fallire. Sicuramente abbiamo una partita difficile perché incontriamo una buona squadra, però siamo in casa e dobbiamo tanta voglia di riscatto, quindi sicuramente faremo di tutto per portare a casa il maggior risultato. Scendiamo di categoria, adesso andiamo in Serie C, sconfitta pesante anche per il Teramo contro il Pordenone. Per i biancorossi continua a mancare la vittoria e il contemporaneo pareggio del Sant'Arcangelo colloca il Diavolo al penultimo posto in classifica. Sabato è stato anche il giorno dell'esordio dell'attaccante Gondò, che ascoltiamo nelle impressioni post-gara insieme al difensore Alessio Milillo. Beh, ho cercato di dare un aiuto alla squadra, come penso l'hanno fatto tutti, e come ha detto lei non è bastato, dobbiamo fare meglio la prossima partita. E loro hanno giocavano molto bene la palla, uscivano bene, infatti quando noi cercavamo di fare il pressing alto andavano in difficoltà. Infatti il secondo tempo si è visto e abbiamo, diciamo, creato di più. E però non abbiamo finalizzato, diciamo, bene. E mi sono trovato bene, pure con Domenico, che mi buttava poi nello spazio. Però dovevamo cercare, come ho detto prima, di essere più cinici davanti alla porta e cercare di attaccare più la porta. Chi fa gol prima si abbassa e per noi attaccanti è più difficile trovare magari lo spazio o cercare di attaccare la porta. Infatti loro si chiudevano a riccio, no? E era difficile. Abbiamo trovato alcuni spazi, però non abbiamo sfruttati le occasioni. E è stato, diciamo, un peccato perché potevamo fare molto, molto bene nel secondo tempo. Più che altro siamo stati lenti. Abbiamo fatto una manovra di gioco abbastanza lenta e prevedibile. Loro comunque sono una squadra molto organizzata e dobbiamo cercare di velocizzare il gioco, proporci e vedremo che i risultati arriveranno. Noi siamo una squadra che può dare molto di più e dobbiamo cercare di portare il più presto punti che sono utili per la classifica, per raggiungere questa salvezza e levarci da questa zona rossa, diciamo. Queste partite sono tutte importanti. Noi cerchiamo di viverla settimana dopo settimana perché per la nostra posizione in classifica non possiamo permetterci di pensare al futuro, dobbiamo pensare al presente. Quindi andremo a fermo con una testa indirizzata per la vittoria. Adesso invece scendiamo in Serie D. Dopo il sabato condizionato da due pareggi, è stata una domenica nera per le abruzzesi. Solamente l'Aquila strappa un pareggio ad Agnone, mentre cadono Vastese, Pineto e San Nicolò contro formazioni tutte marchigiane. Allora andiamo a vedere i servizi della giornata in questo treno con Paolo Rezzetti, Jesina Vastese, Roberta Di Sante per Vispesaro Pineto e Ania Cantagalli per San Nicolò Castelfidardo.
In un turno grigio per le formazioni abruzzesi non fa eccezione la Vastese, che torna a mani vuote dal Pacifico Carotti di Esi al termine di una gara che ha messo in mostra una squadra evanescente in attacco, dove si è avvertita e non poco l'assenza del bomber Leonetti. Peccato per il 2-0 con i marchigiani andati in rete nelle due vere occasioni create, con Camerlengo mai veramente impegnato nell'arco dei 90 minuti. Resta però la prova non entusiasmante di Fiore e compagni, apparsi tanto generosi quanto confusionari e svagati in difesa, con due gol subiti nello stesso modo. Squadra ospite maglia bianca e propositiva in avvio, pur senza pungere. A far male a Camerlengo al quarto d'ora ci pensa invece Magnanelli, che su un cross proveniente dalla destra controlla la sfera e supera il portiere ospite, che può solo intercettare il pallone che si infila alle sue spalle. Gara che si mette subito in salita per gli aragonesi, costretti ad inseguire. Al 19° sugli sviluppi di un corner tedesco in area tira sull'esterno della rete, ma i marchigiani cinici non sbagliano un colpo e al secondo vero affondo trovano al 23° il raddoppio con Zannini, che su cross di Trudo infila per la seconda volta la porta di Camerlengo. Prima parte di gara shock per la Vastese, così come era accaduto a Matelica una settimana fa. Al 28° si rivede la squadra abruzzese con Tedesco e con un tiro che non crea però problemi a Tavoni. Spinge ancora la formazione di mister Colavitti, al 30° e Stivaletta a sfiorare il palo della porta marchigiana. La Vastese però non è più la squadra ammirata nel girone di andata, quando segnava gol a Grappoli. Al 38° ancora Tedesco, questa volta di testa, con l'estremo marchigiano che para, così come accade al 42° su tiro violento dalla distanza di Pizzutelli. Nella ripresa ci si aspetta di vedere una Vastese arrabbiata. Al 10° proteste ospiti per un sospetto tocco con la mano di un giocatore della Jesina sul colpo di testa di Stivaletta, con Baldelli di Reggio Emilia che lascia proseguire. La squadra di Colavitto non è in giornata, anche se si rivede al 21° sempre con Tedesco e con un bel colpo di testa che chiama il portiere della formazione locale alla deviazione in calcio d'angolo. Trascorrono i minuti con i padroni di casa che tengono, anche se al 25° è la traversa a salvare Tavoni su splendida conclusione di Bittaie. Colavitto manda in campo nel giro di pochi minuti Lucciarini, De Chiara ed Alberico per Iarocci, Casciani e Stivaletta, ma in campo gli effetti sono piuttosto modesti. Alla mezz'ora si rivede Bittaie che in area ospite tira fra le braccia del portiere di casa. Piove poi sul bagnato nel finale in casa abruzzese, quando al 40° viene espulso Maronilli per un fallo a gioco fermo su Valdés. Un finale amaro per la squadra del presidente Bolami, che domenica prossima tornerà a giocare dinanzi al pubblico amico ospitando il San Nicolò in un derby a questo punto assolutamente da vincere. In una domenica nera per il calcio abruzzese pesa come un macigno la terza sconfitta consecutiva per il Pineto, che cade al cospetto della Visse e scivola nella parte destra del tabellone. Crocevia importante sul cammino delle due squadre, il match della quinta di ritorno al Benelli, Vispesaro e Pineto, entrambe reduci da due sconfitte consecutive, chiamate a scrollarsi di dosso tensioni e veleni della settimana alla ricerca di un risultato positivo. All'ingresso in campo delle due compagini applausi per l'indimenticato ex Daniele Amaolo da parte dei suoi ex tifosi. Il tecnico del Pineto rispolvera il 4-2-3-1 per dare maggiore compattezza al centrocampo, il reparto che più aveva sofferto nel derby contro il San Nicolò. Assenza pesante in difesa quella di Capitan Pomante, sostituito da Orlando, mentre sulla sinistra rientra Fiumara dalla squalifica e in avanti è Tomassini il terminale offensivo. Rivoluzione in casa Vispesaro da parte di Riolfo, che conferma il 4-3-3 ma lascia in panchina sia Carta che Buonocunto. Spazio dunque a Lignani e Boccioletti a centrocampo, mentre in avanti Baldazzi e Ridolfi danno manforte a Bomberolcese. Dopo un minuto di raccoglimento alla memoria del CT delle notti magiche a Zeglio Vicini, il direttore di gara Maria Sole Ferrieri Caputi dà il via alle ostilità. Primo tempo di marca ospite con il Pineto subito propositivo. Al quinto la conclusione dalla distanza di Fiumara è parata a terra da Marfella, ma la vera occasionissima è quella che capita all'ottavo sui piedi di Esposito, che calcia di prima intenzione da posizione ravvicinata, costringendo Marfella al miracolo distinto. Ancora Pineto al 22°, Tomassini è bravo ad aprire di prima per Esposito, che serve l'assist di ritorno all'attaccante, che però chiuso è in ritardo e l'occasione sfuma. Partita equilibrata con le due squadre attente, sempre alte, pronte a raddoppiare sul portatore di palla. Al 32° break della Vis con il diagonale della destra di Baldazzi e la parata a terra di Mazzocchetti, ma è sempre il Pineto ad essere più propositivo. Un minuto più tardi Pezzotti dalla destra serve Tomassini, che ostacola
Soldato alza oltre la traversa. Il primo tempo si chiude con gli ospiti in avanti sugli sviluppi di una rimessa laterale. Esposito è bravissimo a sgusciare tra tre difensori della Vis con un gran gioco di gambe, per poi calciare però sull'esterno della rete. La prima frazione termina così sul parziale di 0-0 e un Pineto che lascia ben sperare, mentre dagli spalti piovono i fischi dei pochi sostenitori giunti al Benelli dopo la contestazione a società e squadra che ha infiammato la settimana in casa pesarese. Nella ripresa però la musica cambia, la Vis dopo la strigliata di Riolfo negli spogliatoi torna in campo con un altro piglio e si fa subito pericolosa. Al terzo Baldazzi potrebbe approfittare di un errore di Zane a centrocampo ma non calibra bene la conclusione. Un minuto più tardi ancora Baldazzi ci prova anche da posizione defilata ma Mazzocchetti para sul primo palo. All'ottavo l'episodio che sblocca il match. Ridolfi si conquista un buon calcio di punizione di cui a incaricarsi dal vertice sinistro dell'area e Radi. La conclusione a giro direttamente in porta con Mazzocchetti che si fa sorprendere ma riesce in qualche modo a deviare. Poi Olcese ribadisce in rete per l'1-0. Doccia gelata per il Pineto che accusa il colpo e al 23esimo rischia ancora. Provvidenziale è la chiusura di Fiumara su Baldazzi. Sulle ali dell'entusiasmo la Vis continua a spingere e al 25esimo confeziona anche il raddoppio. Il Pineto si sbilancia nel tentativo di recuperare il risultato e la Vis buca in contropiede con Olcese che tenta la conclusione. Il rimpallo è favorevole a Baldazzi che si coordina bene e insacca sotto il 7 per il 2-0 pesarese. Il Pineto abbozza la reazione ma la Vis chiude tutti gli spazi. Al 26esimo della Quercia prova la conclusione da fuori ma Marfella non si fa sorprendere. Poi Amaolo getta nella mischia anche Farias ma i padroni di casa sembrano poter gestire il vantaggio senza troppi patemi e nel finale è ancora dei biancorossi l'ultima occasione con il diagonale di Cruz e la deviazione in tuffo di Mazzocchetti. Dopo 5 minuti di recupero è festa biancorossa al Benelli con la Vis Pesaro che torna alla vittoria. Ancora tanta marea invece in casa Pineto che vede sempre di più allontanarsi l'obiettivo stagionale e il rischio sempre più concreto di una stagione anonima. La seconda sconfitta della gestione Montani arriva al termine di un primo tempo che tutt'altro lasciava presagire per i colori biancazzurri. Pineto questa volta non porta bene al San Nicolò che al Mariani Pavone esce sconfitto contro il Castelfidardo alla quinta vittoria consecutiva in campionato. Montani e i suoi si ritrovano a giocare per la seconda volta consecutiva a Pineto ma senza match winner della settimana precedente. Moretti è infatti squalificato con il tecnico biancazzurro che ritrova però Mozzoni titolare in difesa. È un primo tempo in cui il San Nicolò si fa decisamente preferire ad un Castelfidardo che invece ha qualche difficoltà di troppo nel proporsi in avanti. Di Benedetto ha già una buona possibilità dopo 4 minuti di portare avanti i suoi ma Selvaggio intuisce la traiettoria del tiro e respinge. La formazione di Vagnoni prova a servire soprattutto in profondità a Pedalino, ma con esiti scarsi. Dall'altra parte invece arriva al 25esimo l'occasione più nitida. Da un cross di Di Benedetto, Tiboni ha l'intuizione giusta con il tacco, ma la mira sbagliata. Qualche minuto dopo è ancora San Nicolò, con Massetti che arriva al tiro alto al termine di un'azione manovrata. Il Castelfidardo fa vedere di essere presente solo nel finale, quando il direttore di gara annulla il gol del vantaggio marchigiano per un presunto fallo in area. Vagnoni vede che qualcosa non va nei suoi ed inserisce D'Ercole e Calabrese all'inizio ripresa. Qualcosa sembra effettivamente cambiare, parvenza che si trasforma in realtà all'ottavo minuto. Al termine di uno spunto personale, infatti, è proprio D'Ercole a firmare il vantaggio della formazione ospite. Il Castelfidardo vede annullarsi un altro gol prima del quarto d'ora. Pedalino è pescato bene in area, ma il primo assistente segnala la posizione di offside. La risposta del San Nicolò arriva al 17esimo, quando Bontà si ritrova in area il pallone buono per pareggiare, ma spara incredibilmente alto. I biancazzurri continuano di volontà a cercare di cambiare le sorti dell'incontro, ma l'atteggiamento non si traduce in effettive occasioni per la formazione di Montani. Il Castelfidardo, dall'altra parte, si affida a qualche ripartenza che alla fine si rivelerà innocua. Per il San Nicolò adesso l'occasione del riscatto si chiama derby in casa della Vastesa. È tutto per questa edizione del TG6, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi ricordo che i nostri servizi sono disponibili sul profilo YouTube della televisione e anche sul nostro sito www.tv6.it. Grazie ancora e buon proseguimento con i nostri programmi.